Cari amici di TG Evans, oggi vi parliamo di una nave storica, una nave goletta divenuta nave scuola grazie all'acquisto della Marina Militare Italiana, la Palinuro. Sicuramente un grande evento, un inizio di stagione stellare, se si può dire. Intravedere dal nostro molo gli alberi della nave Palinuro per quest'estate 2014 è sicuramente un grande successo. Oggi si inizia a festeggiare il centenario di Tor Heyerdahl, proprio come dicevamo con la Marina Militare Italiana e la nave Palinuro. Si prosegue con un annullo filatelico dedicato da Poste Italiane proprio a questo evento. E un momento suggestivo di commozione particolare è stato l'alza bandiera con i fischi del Nostromo della nave Palinuro in Piazza della Libertà dal nostro monumento. Buongiorno a tutti, nave Palinuro è la nave scuola per gli allievi sottufficiali della Marina Militare Italiana. E gli allievi marescialli dei corsi normali, una volta completato il loro primo anno di scuola a Taranto, arrivano a bordo per affrontare una campagna di istruzione. Un altro degli aspetti fondamentali delle attività di bordo è quello appunto di contribuire alla diffusione dell'immagine e promozione della Forza Armata e della Marina in generale. E in questo contesto, durante le nostre soste nei vari porti, durante le campagne di istruzione per gli allievi, facciamo anche delle attività in collaborazione con le autorità locali, come appunto le visite a bordo, durante le quali la popolazione locale può appunto visitare la nave e gioire anche loro della bellezza di questa unità che è il fiore all'occhiello della Marina. Originariamente era una nave privata, era una nave da pesca. Fu costruita nel 1934, anno del varo, proprio quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario dal varo dell'unità. Era una nave da pesca di una compagnia privata che si trovava a Saint-Malo in Francia e veniva utilizzata appunto per la pesca del merluzzo sui banchi di Terranova e su questi bassi fondali che sono ad est del Canada.